avviato il progetto Orto di Famiglia, dove diamo la possibilità alle persone, alle famiglie del Catanzarese, di avere circa 100 metri quadri destinati ad agricoltura biologica. Mamma mia, che bello, buono, è bellissimo. No, io voglio dire che sì, un applauso a voi. Alla vostra terra, bellissima. Da razza, non me l'aspettavo. Cara mia, hai lavorato bene, quindi. Per il film La casa nel cuore, perché la sua immagine naturale, pulita e positiva, la rendono credibile e vera in ogni ruolo che interpreta, ed è un vero simbolo del Made in Italy, che lei ha sempre difeso in tutte le sue dichiarazioni. Grazie. È bello avervi qui, Cristiana e Sebastiano. Cristiana è stupenda, meravigliosa attrice che conosco da tanti anni, è cresciuta, ancora non fisicamente perché siete per una bambina, però per il resto sei diventata una grande, grande attrice, complimenti. Quest'anno abbiamo aperto a premiare la produzione cinematografica e la produzione televisiva, perché è giusto incentivare, valorizzare, promuovere anche loro che stanno dietro le quinte, che rischiano, che lavorano. E Mario Rossini fa questo. Per l'alto valore delle opere cinematografiche e televisive prodotte, per il fiuto e la lungimiranza che ha dimostrato di possedere in tante idee avute e brillantemente realizzate, per la passione, dedizione e perfezione con la quale porta a compimento ogni progetto, che hanno reso i prodotti della Red Film dei successi straordinari, non solo in Italia ma anche nei mercati internazionali. Grazie. Evviva! No, parole! Grazie! Evviva! Manina, a te, foto! Quando sei arrivato? Io? Sì, è bello, no? Parlaci nel tuo video. Tuo padre è quell'uomo che quando ti sposerai compierà l'ultimo sacrificio che la vita gli chiede, portarti all'altare e guardarti da dietro mentre ti lascia la mano. E ricordati, cara figlia mia, che se una volta, quando sarai una donna, dovessi attraversare un momento difficile in cui ti sentirai sola, come mai ti è successo, e non troverai nessuno accanto, dovrai girare la testa per guardare dietro di te e troverai un uomo solo, tuo padre. Sensazione magnifica di questa bellissima terra a cavallo tra due mari, e poi dopo appunto questo pomeriggio magnifico lì in campagna, vedere questa arena che mi aspettava è stata veramente una bellissima esperienza. Ho adorato parlare con il pubblico, ha fatto un sacco di belle domande, il film mi sembra che è andato benissimo e quindi speriamo bene. Forza Magna Grecia Film Fest! Però mi sto dedicando molto anche ai cortometraggi d'autore dei giovani, appunto, lì dove trovo idee interessanti, trovo che i giovani siano molto molto innovativi per il linguaggio e per il loro modo di raccontare, per dare la possibilità dei giovani di farsi conoscere, perché loro sfruttano il nome più o meno popolare, ma noi usiamo i giovani per innovare un po' il nostro percorso artistico, quindi è una combinazione di energie molto interessante. Viva i festival che danno spazio e che portano al pubblico, fanno conoscere di più al pubblico di massa, perché poi comunque è un festival che è visto da tantissime persone, fanno conoscere di più questi giovani autori, e questo serve ad alimentare anche l'attenzione sui giovani cineasti.
Ciao Magna Grecia. Purtroppo si magna troppo, però qua. È stupendo, sono 2 anni già che lo inseguo, che voglio venirci, e l'anno scorso ho rischiato di venirci e poi all'ultimo momento stavamo girando, non sono potuto venire, è venuto solo Edoardo. Finalmente quest'anno ce l'ho fatta, è bellissimo, adoro la Calabria e i calabresi, quindi per me è bellissimo stare qua e sentire il pubblico che reagiva così positivamente al nostro arrivo e al film, insomma è stata una bella soddisfazione. Ciao, baci e viva il Magna Grecia Film Festival! Ma tu già sei dotato di scarpe? Sì, me l'hanno regalate oggi. Non so che marca sono. Non me lo ricordo. Devi dire tu che marca sono. Non me lo ricordo. Non... Sono Geox. Devi dire ma Geox. Non lo so, sono Geox, sì, non lo so. Scarpe. Comode, carine. Anche tu ne avrai. Domani l'avrai anche tu, domani. È bellissima, ma è commovente, guarda. C'ho una piccola erezione. Montanari, prosecco e vino, prosecco di casa Sant'Orsola e vino di Cantine Zito per te. Madonna, grazie. Ragazzi. Devi solo tenerlo in mano. Come? Grazie. Devo bello. Vorrei, per favore, 24, 12 e 12. Dai, l'indirizzo lo fate alle cretinetti, eh? Il bello è che lui non scherza. E lui è serio. Io sono un gran bevitore di vino. E dai, su, l'ho già assaggiato, devo dire, molto buono. Intenditore, no, bevitore, intenditore. E se Bonetti ha stemio, le sue le prendo io. È un'opera prima di Massimo Bonetti, devo dire che un'opera prima ha superato l'esame.